Questo manifesto è stato elaborato dopo un lungo percorso dalla conferenza dei rettori che io presiedo e dalla conferenza episcopale italiana per definire proprio un percorso comune che spinga a una maggiore interazione tra gli Atenei e il sistema formativo ecclesiastico, proprio per cercare di individuare dei valori comuni, che sono valori non confessionali, sono valori universali, rispetto ai quali noi possiamo formare i nostri studenti, soprattutto in questo momento, che è un momento di grande transizione, di grande cambiamento della società e che ha bisogno quindi di valori forti e di rimettere al centro l'uomo e i suoi bisogni, proprio per creare una società più equa e più giusta. Noi oggi abbiamo concordato di creare un coordinamento regionale dove ci saranno i rappresentanti di tutte le università e i rappresentanti delle facoltà teologiche e alcuni esperti, proprio per definire delle azioni comuni.